Andiamo qui, siamo a Iglesias, cominciamo a vedere il centro storico, cominciamo con questa chiesa qui che c'è Suore Francescane di San Tommaso. Basta, cagliete tu. Suora Francescane di San Tommaso. Chiesa Madonna delle Grazie, Iglesias, Città Regia, Suore Francescane di San Tommaso. Questa è una casetta finemente ristrutturata, vedete? Anche questa. Fino adesso dico c'è qualcosa di simpatico, ma non è che sia il massimo, eh? Vuol passare di qua? Vuole scendere? Ah, non lo sappiamo, noi siamo di Roma! Lui insiste, eh? Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Purtroppo andare in giro con certi personaggi è un problema, eh. Non è che uno può scegliersi gli amici. Bucci da Ranalli. Questa si chiama piazza di che non lo so. Questa è piazza del municipio, sarà. Andiamo a vedere. Diocesi. Chiesa delle Grazie si chiama. Ecco, siamo di fronte alla Chiesa delle Grazie. Il campanile è simpatico. Questa pietra colorata così, bianca e rossa, sembra quasi con le maggio. Non c'è paragone, eh? Non c'è paragone con il nostro con le maggio, mi sa che come con le maggio non si trova in nessun posto. Come la cattedrale di Collemaggio, non esiste una uguale. Comunque qua ci sono bei palazzi, però qui pure. C'è problema, poi dici. Questo che cos'è? Il municipio. Non ci sta scritto, andiamo a leggere se è il municipio. La vecchia Iglesias, piazza del municipio anni 30. Eccolo, quindi questo è il municipio. Però ce lo vogliamo pure scrivere, no? O no? Piazza del Municipio, sto scritto qua. Vico del Duomo. Da sopra, che scandalo. Avevano breve di Villa di Chiesa. Il breve di Villa di Chiesa era un manoscritto risalente al Renzano. La sera non si poteva uscire. Non c'è una grande architettura, ragazzi. Ma pagarlo meno, non potevano venderlo allo stesso prezzo perché comunque non esisteva più di quei cibi, quindi dovevi, non era pesce freschissimo, okay. Erano molto severi. Non è che non è una bella città, però non mi sembra che ci sta niente di
di particolare, ma che ne so, boh. Se vedi, allora se andiamo a vedere Genova, ma ci siamo stati mai a Genova con loro? Genova ti fa impazzire, la parte rinascimentale lì, la parte stile Liberty. È una città ricca Genova, capito? Uno spettacolo, eh. Teatro Electra, Electra Lamborghini. Guardate che bel sistema di smaltimento delle acque piovane, vedete? Che confluiscono qui, oddio, va lì. Però ecco qua. Non è male, guarda qua. Un bel sistema di smaltimento delle acque piovane, vedi? Fatto bene. Guardate che bel sistema di smaltimento delle acque, anche quest'altra piazza che si chiama, boh, non lo so. E qui c'è un bellissimo edificio, guardate, Marsala. Pasticceria la Marmora. Pasticceria la Marmora. Gusto squisito, Ramazzotti, ma Fernette Branca, che cos'è qua? Eh? Oh. Lazzaroni, Saronno, filiale Milano a Monza Roma, in questo biscotto c'è qualcosa. Ma guarda, Cacao Talmone. Torino, Fernette Branca. Ora lo faccio spiegare dagli autoctoni qui. Vai! È stato eretto questo palazzo, inizialmente aveva solamente un piano. Il 1600, beh. Verso il 1800 venne utilizzato come bar e veniva frequentato soprattutto dai benestanti presenti che mangiavano il caffè con una folla. Ah. Che era un dolce tipico lombardo. Ah. Dopodiché venne fatto costruire, vennero fatti eleggere i nuovi piani. Altri due piani. C'era solo uno e poi vennero fatti gli altri tre. Altri due. E venne ultimato nel 2000, sì, scusa, nel 2000. Nel 1900. Ah, all'inizio del secolo. E nel 1904 vennero creati questi... Questa pubblicità, perché sono... Sì, questi avvenimenti pubblicitari. Quello lì, Florio, è un prodotto della Sicilia, no? Domenico Florio era un famoso conte Florio. Poi quest'altra invece sono di sud del nord, sì, Torino, vedi, il Vermouth. Tipo il Fernet Branca, Fernet Branca. O i più, cioè sono i più importanti. O anche... Se tu ci fai caso, ragazzo, di questi qua esiste ancora il Ramazzotti, il Fernet Branca, Talmone c'è ancora, non credo. Boh. Lazzaroni esiste? Boh. Industria Lazzaroni. Industria dei biscotti, cioccolato, specialità, Maretti di Saronno e Colettia. Beh, è simpatica, è la prima volta che lo vedo questa cosa, è la prima volta che vedo una cosa del genere, cari vigili urbani. Guardate un po'. Beh, a piazza Quintino Sella, è una bella piazza, bisogna dire la verità. È grande, comune di Iglesias, uffici comunali, e non è malvagia, non è malvagia. È spaziosa, ha un bel pavimento. Una bella piazza questa, dai. Come la vedi tu? Iglesias è caduto di tutte le guerre, c'è un monumento dei caduti. Ah, guarda, io... edificio qua non lo so che cos'è. Sette giugno 2023. Siamo a Porto Flavia, qui si fa, c'è la biglietteria per entrare nella galleria e fanno 4-5 turni al giorno.
solidarietà. Si arriva fino in fondo e poi si torna indietro. Allora, diciamo qualche cosa su Porto Flavia. È un porto minerario più famoso del mondo, sospeso nella falesia della costa Iglesiente. Questo c'era un villaggio minerario e la sua miniera, la seconda, Porto Flavia. C'è una passeggiata panoramica di circa 700 metri. Qui praticamente questa falesia che vedete qua davanti si chiama Pan di Zucchero. Lo so, come faccio. Quindi si va nella galleria che è riaperta al pubblico, si percorrono circa 100 gradini e per ammirare la famosissima scritta Porto Flavia. È una bella emozione, se capitate da queste parti in Sardegna dovete venire. Qui sotto ci sono delle piccole spiaggette, vedete? Ma questa, praticamente questa zona era famosa per quel sito minerario che vedete lì, da quella parte là in fondo, e poi famosa perché hanno trovato dei minerali, diciamo, dentro la roccia, è stata scavata con delle gallerie lunghe più di 100 metri. Ma io non lo so, adesso bisognerebbe andare a vedere su Wikipedia, perché non mi sono documentato. Bisognerebbe vedere su Wikipedia la storia di questa galleria, sicuramente è molto interessante saperle queste cose. Ok, andiamo avanti. Vedete che roccia strapiombo sul mare qui? Sembra stare sulla costa amalfitana, vedete? Guardate. Queste sono di calcare, questa è tutta una montagna di calcare. Allora, qui siamo alla miniera di Porto Flavia. Abbiamo fatto una galleria per arrivare a queste scale e dobbiamo scendere al piano di sotto. Qui scavavano il materiale, lo mandavano di sotto, poi da lì partiva
con la nave che attaccava proprio qui sotto. Arrivava la nave. Sì, sì, scendiamo tutti, dai. Arrivava la nave e poi caricavano, era un geniale, diciamo. Scendiamo? C'è stato un ingegnere veramente geniale che ha inventato questa cosa. Era molto produttiva questa miniera. Ok. Quando? Dai, mezzo all'acqua. Ma chi? Lui che nuotava? Ma perché tu ti sei fatto il bagno? Sì, sì. Oh, vedi. Sì, un po' perché è pulita, eh? Questo.